Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese. Allora, questo era un video che avevo in programma di fare già da un po', in realtà da quando avevo fatto il video sulla sessualizzazione nel mondo del K-pop, ma ho voluto parlarne, ma per un motivo o per l'altro non ne avevo mai parlato, ma adesso finalmente sono qui a parlarne. Vorrei parlare nel video di oggi del mondo degli idol del Giappone, perché è un po' diverso da quello della Corea, però c'ha alcuni tratti, si assomiglia. Vi dirò la verità che io quando ero appena arrivato in Giappone ero molto attratto e affascinato da questo mondo, ma più ne ho sentito parlare e più sono entrato comunque nella mentalità, mi sono un po' inserito nella cultura giapponese, devo dire che meno questo ambiente mi piace. Cioè, guardate bene, io non ho nulla contro nessuna di queste ragazze che fanno le idol, anzi le trovo molte di loro estremamente attraenti, tuttavia non mi piace proprio quello che c'è dietro a questo sistema, come vengono trattate e quello che sono costrette a fare da queste agenzie. La prima qualità che se vuoi fare l'idol devi avere è che devi essere kawaii, questo è proprio il numero uno delle cose che devi essere. In realtà è una caratteristica che viene molto apprezzata nelle donne giapponesi da molti uomini, le trovano attraenti, dalle ragazze kawaii, diciamo le ragazze carine. E ovviamente se tu vuoi fare l'idol devi per forza essere kawaii, più puro possibile e senza assolutamente alcun difetto. Le agenzie per poter dare questo ai loro fan le devono controllare costantemente per riuscire a produrre questa immagine finta praticamente creata a tavolino ai loro fans e poter vendere più CD. Per esempio, per mantenere la loro immagine di purezza, non possono avere fidanzati. Qualsiasi relazione è severamente proibita e è proprio scritto nel loro contratto che non possono avere il fidanzato. Qua mi ricordo un vecchio episodio che era successo di Minami Menegishi. Minami Menegishi Datta'kke, che l'hanno scoperta col ragazzo e praticamente il giorno dopo ha fatto sto video di scuse in cui si era rapata a zero, ha detto scusatemi, mi sono trovata al moroso, e da idol che era in prima linea è stata declassata a trainer, capito? In ogni caso la loro vita sociale è estremamente limitata e sarà la loro agenzia stessa a decidere chi possono incontrare e chi non possono incontrare. E controlleranno anche che cosa queste ragazze mangiano. Tra l'altro le costringono a scusarsi anche se in realtà non hanno fatto niente di particolarmente sbagliato. Però magari hanno suscitato una sensazione spiacevole nei loro fan. La cosa brutta è che molte di queste ragazze non riescono a sopportare la pressione che questi manager le impongono e quindi finiscono per togliersi la vita, come in realtà succede anche con gli idol in Corea. Immaginatevi tutta questa pressione che queste ragazze hanno addosso per mantenere questa loro immagine così pura e casta, che poi è un'immagine che non esiste. Tra l'altro c'era anche questa ragazza che lei aveva detto che voleva lasciare il mondo dell'intrattenimento perché non ne poteva più di dover mantenere questa immagine, e questo è il messaggio che le è arrivato dal suo staff quando ha detto questa cosa. Se continui a dire queste stronzate, ti prenderò a pugni. E ragazzi, sembra che questo atteggiamento non sia nemmeno così inusuale in questo mondo dell'intrattenimento in Giappone. Vi faccio vedere qui un pezzettino del video di Nobita, in cui parla proprio di questo argomento. Prima di fare il debutto c'era una ragazza con noi che era ancora una studentessa delle superiori. Non so se fosse giusto che anche lei facesse questi allenamenti fino a notte fonda, tuttavia non ci ho pensato troppo e ho pensato che forse questo era uno dei criteri per poter fare l'idol. Se riuscirete a vendere farete un sacco di attività e quando farete un sacco di attività potrete ricevere tanti soldi. Tuttavia, se non riuscirete a vendere, la vostra paga sarà veramente bassa. Una cosa che molti pensano, magari molti di voi pensate, è che vabbè, però almeno queste ragazze, ok, fanno una vita del cazzo, però almeno saranno piene di soldi, visto che vendono tutti questi CD. Ma la verità è che soltanto quelle più famose riescono a guadagnare un bel gruzzoletto, anche se poi in realtà sono pochi spiccioli rispetto a quello che fanno guadagnare l'agenzia. In realtà la maggior parte delle idol si chiamano chica idol e sono quelle idol che in realtà fanno una vita sì di merda, ma non guadagnano niente. E tra l'altro non possono neanche fare altri lavori, perché se no si rovinano l'immagine, no? Cioè, immaginatevi queste ragazze che devono andare avanti dalla notte fino alla mattina a fare gli allenamenti di danza e poi vanno dirette a scuola. Cioè, in Giappone in teoria tu non potresti far lavorare i minorenni oltre una certa ora. Di fatto questo è sfruttamento. Queste ragazze sono molto giovani e spesso non si rendono conto che quello che stanno subendo in realtà non dovrebbe succedere. E tra l'altro queste ragazze praticamente vivono in questo complesso praticamente di oddio, forse è perché non ho venduto abbastanza che non mi pagano, perché spesso, magari sapete, appena hanno debuttato ancora non generano tanti soldi e quindi magari l'agenzia non le paga queste ragazze. Però
Però ho capito che voi non potete andare avanti 2 o 3 anni senza ricevere una paga, lavorando sostanzialmente tutte quelle ore che l'agenzia gli impone di lavorare a queste ragazze, perché comunque anche ballare, allenarsi, fare i balletti, andare a incontrare i fan, eccetera, è comunque stancante ed è un lavoro a tutti gli effetti che ti occupa l'intera giornata, anche di più di 10 ore al giorno. E il fatto che lo facciano senza ricevere un compenso è assolutamente scandaloso. E magari voi vi chiederete: ma perché non smettono di lavorare o si licenziano o si lamentano di questa faccenda? Ascoltate qui e vi risponde direttamente lei. C'erano delle volte che ho provato a dire che cosa mi sarebbe piaciuto fare, tuttavia non venivo assolutamente ascoltata. In quei momenti pensavo che sarebbe stato meglio se la band si fosse sciolta, tuttavia per via del mio contratto sapevo che non avrei mai potuto lasciare questa band. Tra l'altro c'era anche una clausola nel contratto che diceva che se avessi lasciato questo gruppo non avrei mai più potuto lavorare nel mondo dell'intrattenimento e dal momento che avevo firmato quel contratto sapevo che non avrei mai potuto lasciare questo gruppo. Poi qui la ragazza parla del fatto che quando è andata a firmare il contratto era andata con suo padre. Suo padre, quando ha visto le clausole, non era molto convinto di far firmare questo contratto alla ragazza, ma lei praticamente ha detto che ho quasi 20 anni, devo fare il debutto, altrimenti quando mai potrò farlo? E quindi gli ha messo delle pressioni finché poi lo ha firmato. Appena avevo visto il contratto e sapevo che avrei fatto l'idol, che avrei potuto debuttare, ero talmente felice che non sono stata a guardare troppo nel dettaglio il contratto, ma guardandolo bene era pieno di clausole assolutamente assurde. Penso soprattutto che sia stato usato il mio sogno che avevo fin da quando ero bambina di voler diventare l'idol e quindi non ho pensato troppo a quello che stavo per firmare. Volevo debuttare e sapevo che avendo già 20 anni mi sarei dovuta sbrigare perché non si può nemmeno andare alle audizioni se si ha più di 24-25 anni. Voi dovete capire che molte di queste ragazze sono ancora magari delle ragazzine, hanno 12 anni, quindi è difficile lamentarsi con un adulto magari di come sono trattate, soprattutto anche considerando che magari loro hanno il sogno di sfondare come cantanti e praticamente lamentandosi, siccome ci sono tante altre ragazze che farebbero tutto quello che farebbero queste senza lamentarsi, verrebbero lasciate indietro, specie se ancora non sono famose. Quindi ragazzi, è proprio un circolo vizioso, veramente triste e veramente spaventoso, che trovo disgustoso che esista. Fortunatamente questa ragazza di cui vi sto condividendo un'intervista, che è presa direttamente dal canale di Nobita, ve lo lascio in descrizione, hanno deciso di alzare la loro voce e combattere questo trattamento veramente barbaro che hanno ricevuto in passato e speriamo che in futuro ci siano altre ragazze che devono soffrire quello che queste ragazze hanno sofferto. Ragazzi, questo era il video di oggi, spero che questo video vi sia piaciuto, sono davvero curioso di leggere che cosa ne pensate anche voi qui sotto nei commenti, fatemelo sapere e noi ci vediamo al prossimo video, grazie mille per essere stati con me. Ciao da Sivacco.